Val di Chiana Outlet Village per 2 mesi diventa il paese delle meraviglie grazie all'arte contemporanea. Fino al prossimo 30 giugno infatti ospiterà la mostra Wonderland, un viaggio tra pittura, scultura, installazioni e giochi di luce. Una mostra che, come dice la parola stessa, diventa un po' un paese delle meraviglie, quindi vuole trasformare un po' questo posto, questo luogo che è l'outlet, chiaramente dedicato allo shopping, all'intrattenimento, al tempo libero, anche in un luogo per meravigliare i propri clienti. Quindi in questo caso l'arte contemporanea inserita in questo contesto ha uno scopo anche di rendere l'esperienza di visita diversa, innovativa, per certi aspetti anche riflessiva, perché ogni padiglione di questa mostra ha un suo carattere, ha un suo tono. L'arte contemporanea dovrebbe essere per luoghi come questo, perché deve essere democratica poi in fondo, no? Ormai sempre più luoghi aperti, deputati al pubblico, a quanto più pubblico possibile, stanno condividendo questo messaggio. 21 gli artisti in mostra, tra nomi emergenti e maestri consolidati. L'arte contemporanea è arte che vive ormai a 360 gradi, non soltanto il quadro ma l'installazione, le luci, i suoni, i colori. Noi abbiamo per esempio 3 padiglioni che hanno dei suoni differenti, da un suono tecnologico che è legato alla vita notturna contemporanea e a una dimensione metropolitana, a un suono che è quello della natura, dell'acqua che scorre, il vento, quindi in qualche modo ritornare anche al legame con la terra in un tempo in cui il tema ecologico è più o meno quotidiano, e poi per arrivare al videomapping ad esempio, che è la forma più estrema e più contemporanea di arte visiva, e quindi in qualche modo i 3 sensi della vista, dell'udito, dei colori vengono costantemente esaltati dalle installazioni.